faremo un video anche sul canale di Nancy, quindi mi raccomando, come al solito, dopo aver visto questo, volate sul canale di Nancy, proprio volate, andate a vedere, il suo video dove ci sono anche io, che è pazzesco, ed è anche più bello di questo, che è bellissimo. Abbiamo deciso di fare un secondo video, sconce, scabrose, hot pork. Domande come di tutti i colori. Di tutti i colori ce l'avete fatta, perché ci avete fatto talmente tante domande che già abbiamo fatto un video. Mi raccomando, vi lasciamo il link, andatelo a vedere. Adesso facciamo un secondo video perché le domande sono tantissime e ci divertiamo troppo. È vero? Dai, sì, iniziamo, dai. Dobbiamo rispondere sì o no, forse no, solo no, sì o no. Ok, vai. Oh. Avete mai pensato di farvi un tattoo? Oh cavolo, mi muore le fogli. Sì! Sì, ho ripensato, ma quello che mi frena è il dolore, perché ragazzi, io sono intollerante al dolore, sono una cazzo, praticamente, quindi devo trovare un tatuatore che mi possa sopportare le mie gride, i miei pianti, perché già so che è finita. Io invece per la paura che poi magari mi ripeto, dico che è bello, però poi dico dopo un po' mi stufa, quindi anche no. Anche questo, per la ragione, lei Nancy è sempre riflessiva, una ragazza con la testa sulle spalle. Hai mai risposto male ad un prof? Ma perché le mie sono sempre sì e le tue sono no? Io sì, allora dovete sapere che io quando andavo a scuola era proprio la mia attività migliore, mi divertivo proprio così a rispondere male ai prof, e loro poi mandavano i miei genitori a chiamarmi, per un casino. Io invece non fatelo, non si risponde ai professori male, non si risponde sempre educatamente. Io dicevo sempre sì e poi facevo quello che volevo, la culo. Fate come fa Nancy, non fate come fa uno, come fa Cadetto. Hai mai vomitato in pubblico su posti in cui non dovevi vomitare? Beh, in tutti i posti penso non si dovrebbe vomitare. Ahimè sì. Ma non c'è cosa più brutta. Io no, mai. Ma che cacchio, ma che dovevi? Non hai mai vomitato in pubblico? No, in casa è capitato, ma in pubblico no. No, sì, dai. Non c'è cosa più brutta di vomitare. Proprio in generale, comunque. No, però in pubblico di più, perché sì, che schifo. Cioè, le persone non sanno se guardarti schifato, se aiutarti, se gli fai pena, così, però è una cosa che fa schifo, quindi tu vorresti non farlo, ma lo fai e quindi è brutto. Oddio, hai mai scorreggiato accanto alle persone? No, ma dai, ma no, ma perché la cosa del genere? No, io non le faccio mai proprio. No, ragazzi, proprio le femmine non le fanno le scorreggiate. Dai, cioè, almeno fatele nel bagno quando se vi scappano, dai. Dai, no, non ci sto. Hai mai mandato foto nuda? Avete mai mandato foto nude? Nude completamente. Foto nuda? Avete mai mandato foto nude? Io non voglio rispondere a questa domanda. Dobbiamo passare questa domanda. Dai, cazzo. Perché dobbiamo dire tutto questo? Ma chi sa? Ma chi sa? No, facciamo un po'. Ma anche tu? Ma niente, ma come? Ma proprio tu? Ma che forse? La Santanella, te la facciamo forse. Scherzi, perché non si può mai sapere su internet cosa succede, però io ho mandato la foto a mia sorella e mia sorella a lei, questo, solo questo, io l'ho mandata perché lei piace di guardarci nude, perché noi no, perché lei mi doveva far vedere un neo che aveva e io devo far vedere, era un completino intimo, quindi avevo completino, non era anche nuda, infatti non era nude, no, niente, no, non mandate foto, no, ma non poi anche vestite, ne manda. Avete mai mangiato due pizze di seguito? Due pizze di seguito, beh sì, sì, ma dai, ma cos'è? Quattro. Ma cos'è per noi due pizze di seguito? Ma due pizze, quattro. Anche le patatine, il gelato d'uovo, sì, ma cioè, ma sì. Non fate neanche questo. Non fate questo. Non fatelo a casa, se potete chiamare sto video. Hai mai detto una grande bugia a Nancy Amare? Anche Nancy accallita? No, io no. Tu piccole bugie, ha detto una nel senso una bugia pesante. Sì. No, tu le dici sempre. Io non mai, sono buona. E poi non si fa sgamare, è bravissima, è un'attrice. Invece io non le dico mai, sono sempre onesta, non dico mai detto bugie. Hai mai visto ad esempio per televisione un uomo e te lo sei immaginato nudo? Questa è bella, sì. No, sì, tipo Gabergacora un po'. Ma sono già nudi. Come sono già nudi? Sì. Questa li vede con gli occhiali a raggi X, li vedi già nudi, ma che è? No, vabbè, è
capitato sì che questa cosa, ma direi di superare questo imbarazzo. Infatti, di non fate nemmeno questo. Vabbè, che tipo sospensivi, come fai a non... La mente poi va. Hai mai avuto degli inconvenienti durante un evento? Ah, beh, tipo gli inconvenienti, sì. Tipo per esempio, cioè succedono sempre calze rotte, sfilate, oppure esempio il microfono non funziona, oppure non so, comunque qualsiasi cosa succedono di tutti i colori. Poi per esempio quando cadere per terra. E poi quando c'è un evento, beh, io cado sempre, ma non solo agli eventi, io cado proprio sempre nella mia vita. E poi quando sono gli eventi, io tipo per esempio ho il ciclo, oppure c'ho un mal di testa, però comunque tutte le sfighe. Hai mai avuto la paura di essere rimasta incinta? Beh, qualsiasi... speriamo che mamma e papà non stanno vedendo questo video. Mamma e papà, non vedete questo video? Beh, sì, anche Nancy, tanto Santarella, non è? Però insomma, sì, è una paura che a volte è capitata. Di avere la cosa brutta della paura. La cosa brutta della vita, insomma. E poi in quel momento, poi quando ti viene il ciclo, sei felice. Sei bello, anche se stai morendo sul letto per il ciclo, evviva, perché insomma, andiamo avanti. Hai mai fumato? Ma io ho detto qualche no. Io tutti sì. Cioè sì, sì. Io no. Vabbè, da giovani si fanno queste cavolate. Ma non fumate, mi raccomando, fa male. Fumare. E crea dipendenza. Fa malissimo, provoca il cancro, fa morire, fa i denti gialli, la pelle con le rughe. Non fumate mai. Quando? Mai. Serio. Guarda che bei messaggi che diamo noi, di mandare le foto nude e di non fumare. Troppo divertente sto gioco. Hai mai saltato la scuola? Tipo filone, diciamo. Evviva! Ciao mamma! Sì, pure io. Ma le abbiamo fatte tutte proprio. Vabbè, sì, tutti, sì. Yeah. Siamo proprio... Tutte le merde proprio, sì, comunque vabbè. Filone, dai, io ho fatto filone. Vabbè, una volta, sì, a me questo lo devo raccontare, una volta io feci filone, e non solo feci filone, mia mamma mi sgamò perché il mio professore è bastardo, mi chiamò a casa e avvisò mia mamma che avevo fatto filone. In quel giorno, guardate la sfiga, c'è solo la sfiga, sono sfigata del mondo, presi anche una multa, ho preso una multa e mi arrivò anche una multa, quindi praticamente un paliatone di quelli dimenticabili. Non fate filone, andate sempre a scuola, cioè tutte le cose che facciamo noi non fate. Hai mai fatto la doccia con qualcuno? Tutte domande del genere, diciamo, proprio hot. Qualcuno? Tutte domande del genere, diciamo, proprio hot. Cioè... Sì, ovviamente. Io col mio cane ho fatto la doccia. Io con Nancy. In palestra, facciamo sempre la doccia assieme noi perché... Aspetta. Io che, diciamo, lei mi sa pure la schiena e io le lavo le ascelle. Quindi dopo la palestra noi facciamo sempre... Queste docce erotiche assieme a Nancy. Quindi sì, tutto la ascella è molto erotico. Io le sapono sempre la schiena, sì. Che a te poi piace, sì. Come ti lavo le ascelle, guarda, io. Guarda, è una cosa bellissima. Nessuno. Hai mai tradito qualcuno? Tradito? Io no. Ma io sono buona e tu sei cattiva. No, qua c'è da specificare una cosa. Io no, perché ma... sennò io passo sempre per la... Io se sto insieme con una persona sto con una persona e non la tradisco. E voglio specificare anche questa cosa. Anche io la penso così, perché infatti... No, e devo spiegarla sta cosa, perché praticamente sto parlando semplicemente del fatto che quando tu stai con una persona e magari dopo ti lasci con quella persona perché c'è un'altra persona, insomma. Ma non è un tradimento. Non è un tradimento, però comunque non è un tradimento perché tu a quella persona diciamo, glielo dici. Tradimento mentale, vero? Cioè una cosa mentale, vedi? Ti piaceva quella persona mentre stavi con un'altra. Sì, e poi magari però lasci il tuo fidanzato, per esempio a me quando ero più piccola mi successe che io lasciai il mio fidanzato per mettermi con il nuovo fidanzato e quindi praticamente è capitato un piccolo periodo temporale in cui magari ancora non però capito allora l'hai tradito. Tradisce. No, però aspetta, però io sono contro il tradimento, cioè nel senso che cioè nelle mie storie io poi quando ti amo sto con te io non ti tradisco e odio, non tradite perché è una cosa bruttissima. Ma mai l'hai tradito, basta. No, non è vero, secondo me era no perché comunque no perché non ti stavi con un piede in due scarpe. No, vale, perché praticamente già quella persona tu non l'amavi. Ma non gliel'hai detto, lo dovevi dire. Sì, ma sì.
Oh, ma da che parte stai? Quindi questo è tutto, ragazze. Mi raccomando, non fate le cose che noi abbiamo detto in questo video. Non tradite, non fumate, non mandate le foto nude. Andate a vedere il video di Nancy, mi raccomando, sul suo canale. Iscrivetevi anche al canale di Nancy, dove ci sono anche io nei suoi video. E poi Nancy è bravissima, è una bravissima ragazza, a differenza mia. Tanto da comunicare e insegnare. Vi mandiamo un bacio grande, tanti like a questo video se vi piacciono i video con la mia sorellina, e un bacio grandissimo, vi vogliamo bene. Ciao!